Sai solo frignare! È da stamattina che ti lamenti! E non hai portato le pecore al pascolo! E smettila di piagnucolare! Tanto è morto! Dove li avrà nascosti? Se me l'avesse detto prima di morire. Ma no, signore! E vogliatevi bene da bravi fratelli. Anche la mamma ve l'avrebbe detto. E pregate per me. E pensate al vostro futuro. Li hai presi tu! Che cosa, Matilda? I soldi! Quali soldi? Io non so niente. Io non ne so niente. Sei proprio in nullità. Hai sentito cosa mi ha raccomandato il vecchio, vero? Sì. Mi raccomando, accudisci tuo fratello Norberto. A te, a me, affido la direzione della casa. E con le tre pecorine che vi lascio, bella miseria, avrete di che vivere in pace, eccetera, eccetera, eccetera. Parlava sempre più del necessario e non si è risparmiato neanche prima di schiattare. Mio padre era molto povero e quelle sono tutto quello che ci ha lasciato. Hai tanto tempo davanti a te, il mondo è grande e tu potrai vivere avventure stupefacenti. Dite davvero? Mi farete conoscere il mondo? Certo, sono qui apposta. Belle quelle pecorine. Eh sì, sono belle. Senza di loro non so proprio come faremo a mangiare. Lo sai, mi sarebbe sempre piaciuto possedere una pecorina. Visto, io ho tre cagnolini. Oh, belli! Non sono solo belli, ma anche fedeli e servizievoli. Ne vuoi uno? Oh, magari! Prendilo! Non posso pagarlo. Ah, allora perché non facciamo un cambio? Io ti do un cagnolino e tu mi dai una pecorina. Sarebbe bello! Non posso. Mia sorella non sarebbe d'accordo. Pri? Chi è? Sono io, Egwyl. Me lo dai un bacio? Ah! Egwyl! Toglimi quelle zampacce di dosso! Ma insomma, non posso accostarmi che mi prendi a morsi. Cosa vuoi da me? Cosa voglio? Come sei dura? Mi piaci. E questo secondo te ti autorizza a saltarmi addosso? Non vuoi nemmeno che mi avvicini? Per forza, puzzi come un caprone. Ma scusa, sono un cane. Lavati! E poi, io cosa dovrei essere? La tua cagna? Come sei volgare! Oh, ma guarda, io che chiamo le cose col loro nome sono volgare. Tu invece che quelle cose che io nomino le vuoi fare, no? Le parole ti infastidiscono, le azioni no. Guarda qua come mi hai ridotto a morsi le orecchie. E questa zampa? Beh, ti sta, così impara a fare il prepotente. Egwyl, Spring, guardatevi, non siamo più cani. È vero, Dator! Spring, siamo vicini alla libertà, evviva! Aiai! Cosa fai, tocchi ancora? Lui ti può abbracciare, io no. Lui non fa il lumacone come te. Come posso farti capire che mi piaci? Di solito si incomincia con un mazzo di fiori. Egwyl, Spring, basta litigare! Ma non capite che c'è stata data un'altra possibilità di sciogliere l'incantesimo? Abbiamo un nuovo compito da assolvere. Cosa vi trattiene? Madame, solo ora vi ho conosciuto. Solo ora ho conosciuto i vostri modi onesti e garbati. Mi dispiacerebbe foste costretta a partire. E nello stesso tempo, temo a chiedere il vostro aiuto. Temete di chiedere aiuto a me? Siete sua sorella? Disgraziatamente. Perché dite così? Odio mio fratello, signor Conte. Odio lui, i suoi cani e la fortuna che lo aiuta. Ditemi che cosa devo fare perché voi possiate scacciarlo e lo farò. Madame, voi siete la mia salvatrice. E saprò come ricompensarvi. È questo il posto, eh? Sei sicuro, Stoppino? Sicurissimo, Prunira, sicurissimo. Di qui vedremo Monsignor Drago che prenderà l'aspetto di un gentiluomo per illudere e ingannare la sua vittima prima di sbranarla, prima! Ah, non vedo più la principessa! Aspettatemi qui! Ho visto gli ultimi 5 sacrifici. Come lusingato sedotte poi straziato con le ragazze! Monsignor Drago è un mito!
Ma sono sicuro che quest'anno vi divertirò di più! Quest'anno tocca alla principessa! Tocca! Sono contenta che anche il re paghi il tributo. Sua figlia è in età da marito. Monsignor Drago l'ha vista in una delle sue tante trasformazioni mentre si bagnava. Si bagnava, capirai. Nella fonte del parco del Castello Reale e se n'è invaghito. Monsignor Drago è un raffinato, può avere ciò che vuole. Il re, non potendo darsi pace per la perdita della figlia, ha cercato qualche pazzo che lo sfidasse. E non l'ha trovato. Pensa che addirittura ha promesso la mano di sua figlia e il regno in caso di vittoria. E in caso di sconfitta? Truzzoglia! Ah! Tonta! Zia! Accidenti a me che ti ho fatto venire. Gioca coi fiorellini e stai zitta. Stoppino, sei proprio sicuro che di qui si veda bene? Vedete quella roccia in cima alla collina? Là? Sì, sì, lassù. Monsignor Drago arriverà là in una vampa di fiamme e si trasformerà in un principe, si trasformerà. E poi? E poi scenderà passeggiando fino a quando incontrerà la principessa. Bellissimo, ma non siamo un po' troppo lontani per vedere bene? Torna al paese, ti prego. Voglio prendere il tuo posto. No, Nora, ti scongiuro. Abbiamo parlato e pianto tutta la notte. Non c'è soluzione. Ma lui non ci conosce, Alicia. Fammi prendere il tuo posto. No, lo sai. Mi ha visto e si è imbaghito di me. Vuole me, io sono la designata. E poi come potrei vivere sapendo che ti sei sacrificata per me? La mia vita ti appartiene. Non dirlo mai. La tua vita appartiene solo a te. Torna indietro, ti prego, quel mostro ti ucciderà. Hai detto che la mia vita mi appartiene. E allora io voglio regalartela. Vado io al tuo posto. No, vattene, torna alla reggia, te lo ordino. Non mi importa di morire. Non posso accettare il tuo sacrificio, capisci?